L'ingegner Fausto Pella è l'ideatore, in qualche modo l'artefice di questa San Lorenzo che cambia volto, tra l'altro un bel volto, perché insomma dal grigiore del cemento, grazie alla sua idea, adesso ci sono dei colori, anche un po' di storia se vogliamo, dei borghi di questo territorio. Come mai? Ma a me la bellezza è sempre piaciuta, io sono un professionista, quindi sono un progettista, anche se anziano, e quindi la bellezza è fondamentale per la vita. I muri grigi mi sono sempre stati antipatici, ho avuto la fortuna di incontrare questi due ragazzi di Imperia, Maurizio e Elisabetta, che sono stupendi. Gli ho fatto la proposta di abbellire questi muri e secondo me il risultato è ottimo. Spero che soprattutto gli studenti vadano a visitarlo, perché lì c'è la flora, c'è la fauna marina, e capire il nome e sapere il nome dei fiori e degli animali, secondo me, non si sanno mai abbastanza. Ecco, è un atto veramente partito dal cuore, perché un professionista normalmente, giustamente, lavora per il suo guadagno, chiaramente. Non in questo caso. Deve valere doppio questo anche come appello per mantenere, per rispettare queste opere. Sì, direi proprio di sì. Voglio dire, non si deve solo lavorare, poi quando si guadagna tanto è meglio spendere i soldi, se no scherzo, ma direi che spero che adesso abbiamo altre idee e che ci sia qualcuno che si faccia prendere la voglia di contribuire anche lui, senza aspettare sempre che sia lo Stato, il Comune, la Provincia a pagare. Possiamo pagare un po' anche noi e abbellire la nostra vita e la vita di tutti.